Dio Padre che scelse Maria come sua figlia ed ancella, Gesù Signore che ebbe Maria come madre, la volle anche madre nostra, lo Spirito Santo che santificò Maria rendendola sua sposa, siano con tutti voi. Adoriamo Dio nostro Signore, con i doni dello Spirito Santo ci dona luce e forza. Al termine del mese di maggio, tradizionalmente dedicato alla Madonna, la nostra comunità cristiana, fortemente legata alla Vergine Maria con il titolo del Carmine, desidera, nella situazione attuale, affidare Frigento alla protezione della Madre di Dio come segno di salvezza e di speranza. Alla Vergine del Carmine vogliamo affidare i malati, le nostre famiglie, gli anziani e tutte quelle persone duramente provate dalla sofferenza e dal dolore vissute anche per la perdita dei loro cari in questo periodo di emergenza sanitaria. Consapevoli delle preoccupazioni e dei timori con cui tanti guardano al futuro, vogliamo chiedere alla Vergine Maria speranza e fiducia per un avvenire migliore dal punto di vista lavorativo. Contempliamo lo sguardo di Maria e lasciamoci penetrare dal suo amore di madre. Ave o Maria. Noi ti rendiamo grazie, Padre Santo, per il mistero nascosto nei secoli e rivelato nella pienezza dei tempi, perché il mondo intero tornasse a vivere e a sperare in luce di verità. Nato dalla Vergine Maria, a lei, Madre di Cristo e della Chiesa, innalziamo ora la nostra preghiera in questo tempo velato dalle ombre della malattia e della morte. Madre Santa, ti supplichiamo, accogli la nostra preghiera. Noi al termine di questo mese ci affidiamo a te. Liberaci dal male che ci assedia. Sostieni le famiglie smarrite, soprattutto le più povere. Stringi al tuo seno i bambini, prendi per mano i giovani, rendi sapienti i genitori, dà vigore agli anziani, salute agli ammalati, indica a coloro che reggono la società la strada per decisioni sagge e appropriate alla gravità di quest'ora.
O Vergine Maria, insieme a San Rocco, nostro speciale protettore, e con San Marciano, nostro patrono, custodisci il lavoro perché a nessuno di questa comunità manchi il sostentamento quotidiano. Rendi ciascun artigiano di giustizia, di solidarietà e di pace, esperto di umanità, presenza di condivisione, soprattutto con chi soffre. Donaci il gusto dell'essenziale, del bello e del bene. Facci uscire dall'individualismo che questa pandemia ci ha portato a causa della paura e fa che i nostri gesti profumino di carità e di solidarietà fraterna. Tempo ha sempre sperimentato la tua presenza. Infatti non c'è lacrima che tu non asciughi, non c'è speranza che in te non fiorisca, non c'è festa a cui tu non sorrida. Con te vogliamo essere figli obbedienti alla volontà del Padre. Come te desideriamo accogliere noi il tuo Figlio, parola e pane di vita nuova. Unite a te come gli apostoli nel cenacolo in questo giorno di Pentecoste, soffitti dal soffio dello Spirito Santo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Nella presente situazione drammatica, carica di sofferenze e di angosce che attanagliano il mondo intero, ricorriamo a te, Madre di Dio e Madre nostra, Regina del Monte Carmelo, e cerchiamo rifugio sotto la tua protezione. Sono ammalate alle quali, per impedire il contagio, non possono stare vicini. Infondi fiducia in chi è in ansia per il futuro incerto e per le conseguenze sull'economia e sul lavoro. Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre di misericordia, che questa dura prova finisca e che ritorni un orizzonte di speranza e di pace. Come a Cana intervieni presso il tuo Figlio divino, chiedendogli di confortare le famiglie dei malati e delle vittime e di aprire il loro cuore alla fiducia.
Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza, perché trovino giuste soluzioni per vincere questo virus. Assisti i responsabili delle nazioni perché operano con saggezza, sollecitudine e generosità, soccorrendo quanti mancano del necessario per vivere, programmando soluzioni sociali ed economiche con lungimiranza e con spirito di solidarietà. O Maria, consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli tribolanti e ottieni che Dio intervenga con la sua mano onnipotente a liberarci da questa terribile epidemia, così che la vita possa riprendere in serenità il suo corso normale. Ci affidiamo a te, che risplendi sul nostro cammino come segno di salvezza e di speranza. O clemente, o pio, dolce Vergine Maria. Amen. Santa Maria, umile donna di Nazareth e benedetta fra tutte le donne, ti sentiamo una di noi, prega per noi. Santa Maria, che nel Magnificat hai proclamato le meraviglie di Dio, insegnaci a lodarlo e ringraziarlo. Santa Maria, Madre di Dio, aiutaci a riconoscere la presenza di Dio nella nostra vita e a vivere in comunione con Lui. Santa Maria, che a Cana chiede a Gesù di manifestare con un miracolo la sua divinità, disponi la nostra mente e il nostro cuore a credere che Gesù è il Figlio di Dio. Santa Maria, Madre sofferente ai piedi della croce, sia a noi vicina in momenti di dolore e di smarrimento. Santa Maria, che con i discepoli di Gesù nel cenacolo attende lo Spirito da Lui promesso, prega perché accogliamo e lasciamo agire lo Spirito Santo nella nostra vita. Santa Maria, Madre della Chiesa, noi ti invochiamo come Donna della Luce. Guida i nostri passi verso Gesù, Luce del Mondo. Amen.
Santa Maria, Madre della Chiesa, noi ti invochiamo come Madre di misericordia. Sii a noi vicina nei momenti in cui il peccato ci opprime, perché con te ritroviamo la strada che porta al tuo Figlio Gesù. Santa Maria, Madre della Chiesa, noi ti invochiamo come porta del cielo. Accompagnaci verso la casa di Dio dove tu sei e ci attendi con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Prepariamo il fazzoletto che abbiamo tutti quanti, eh? O non ce ne avete fazzoletti? Che dobbiamo salutare la Madonna. Thank you.
Il Signore sia con voi. Per intercessione di Maria Santissima, Regina del Monte Carmelo, possiate conoscere l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Dio ed essere pieni di tutta la ricchezza di Dio, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Con Maria lodate e benedite il Signore, andate in pace, alleluia, alleluia. Adesso buttate il foglietto e mi raccomandate, quando ve lo dico io, sventoliamo i fazzoletti. Grazie Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Maria Santissima del Monte Carmelo, Ave Maria piena di grazie Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Maria Santissima del Monte Carmelo, Ave Maria, piena di grazie, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Maria Santissima del Monte Carmelo, o Vergine del Carmelo, riempi della tua presenza il cammino della nostra vita. La tua bellezza, specchio della bellezza divina, irradi nel mondo mitezza, pace ed armonia. La tua tenerezza, riflesso della misericordia divina, ci aiuti ad amare Dio e i fratelli con cuore puro e totale dedizione. La tua sapienza, dono dello Spirito Santo, ci educhi all'ascolto orante della parola e a vivere secondo i suoi disegni. La tua vicinanza, segno delle promesse divine, ci insegni la solidarietà e la carità verso i poveri. Con il tuo esempio sostienici, o Maria, nostra madre e sorella. Amen. Salve Regina.
Carmelo, dolcissima signora, a te oggi s'inchina quest'umile eremita. Vite generosa, carica di fiori, nettare rugiada per noi piccole api. Madre della